Salve cittadini, sono Leo Bike. Se vi ricordate, più di un anno fa avevamo intervistato Don Giorgio, il prete di Folgaria, e oggi siamo qui a Costa per intervistare appunto il prete di Costa, ovvero Don Bruno. Pensate che lui è venuto qua nel 2010, quindi dai, diciamo che si può dire che è un prete storico. E allora ho deciso per Don Bruno di fargli le stesse domande di Don Giorgio, per vedere e sentiamo allora cosa ci dice. Pensate cittadini che prima degli attuali preti il santuario qui a Costa di Folgaria era gestito dai frati, sì, dai frati cappuccini, no? Però il problema è che i frati, diciamo, erano tanti e allora da quel momento lì il comune di Folgaria ha deciso di costruire il convento che è presente tuttora. Ecco qua il santuario. Adesso andremo da Don Bruno. Don Bruno, grazie per aver accettato la richiesta di farle l'intervista, ne siamo felici e partiamo col dire in breve la storia del santuario. Prego. Ecco, il santuario è stato ordinato dalla Madonna a Treviso, dove la Madonna è apparsa a un certo Pietro dal Dosso, che era là come monaco di San Girolamo. La Madonna apparsa a lui, gli ha detto di andare nel suo sito a Folgaria a costruirgli un capitello, una chiesetta. E allora lui è partito di là, è venuto qui dai suoi a Folgaria e qui a Eken, così si chiamava il posto, ha incominciato a costruire questo piccolo edificio. È andato avanti, aiutato anche da altri, per 2 anni. E naturalmente l'edificio era molto limitato. Siccome sono incominciati i miracoli, allora ha preso una visione nuova. Si dice che una donna col bambino che era qua nei paraggi del santuario, una vipera ha morsicato il bambino, lei ha invocato la Madonna e il bambino non ha avuto nessuna conseguenza. E dopo sono continuati i miracoli, soprattutto persone che avevano difficoltà a camminare e naturalmente chiedevano grazie e molte sono state guarite, come sono stati guariti altri che avevano mali. Certamente la Madonna voleva questo santuario, tanto che la Madonna ha fatto in modo che il vescovo di Trento approvasse questo santuario e naturalmente c'è stato poi la consacrazione. Certamente qui si può dire si parte alla fine del 1500 e naturalmente siamo ai nostri giorni nel 2023. Certamente la diocesi ha avuto sempre una
particolare devozione, soprattutto attraverso il parroco. Era il parroco che veniva ogni tanto a celebrare la Santa Messa. Venivano alle volte in processione, partendo dalla parrocchia di Folgaria fino al santuario. Comunque la festa, si può dire che si celebra l'8 di settembre, perché il santuario è stato dedicato alla Natività di Maria Santissima, l'8 settembre. E naturalmente si facevano le feste e continua ancora la tradizione. Certamente il santuario è stato arricchito con delle opere interne e se si entra si vedono tanti ex voto, cioè grazie ricevute, per cui molti che hanno ricevuto le grazie hanno portato un riconoscimento. Certo, il santuario avrà la sua continua professione di fede e certamente in parrocchia il parroco ha un impegno grande, che è quello di favorire questi pellegrinaggi. Qui vengono spesso da Verona, da Vicenza, da Venezia, qualche volta anche da Padova. C'è anche una specie di fratellanza con il santuario di Caravaggio e tutti gli anni di solito viene un periodo un padre da Caravaggio. Certo, la Madonna è la mamma di tutti e quindi desidera che tutti possano invocarla, amarla, e lei è ricca di grazie. Il nostro santuario è proprio dedicato alla Madonna di tutte le grazie. E quindi possiamo dire che lei ha in mano e porta in braccio il bambino Gesù, che è la grazia, e lei è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo dire che a Folgaria c'è devozione e poi naturalmente questa devozione si è propagata e quindi la fede aumenta. Il rettore cerca di favorire le confessioni, le celebrazioni, tutti i giorni il Santo Rosario. E certamente Maria Santissima gradisce questa nostra fede e noi cerchiamo di perseverare.